Eccoci qua, eccoci. Ciao. Ciao a tutti, puntuale. Io sono un po' in ritardo, ma ero al telefono. Strano, in questi giorni. Ciao Melissa, adesso ti aggiungo subito, così facciamo subito una chiacchiera e poi ti lascio libera. Ciao a tutti, lasciamo arrivare un po' di persone. Allora, oggi ho annunciato la diretta, ma perché me l'avete chiesta veramente in tanti, si vede che vi sto tenendo compagnia e mi fa piacere. Ho annunciato la diretta un po' in ultimo e avremo, come avete visto, Chiara, che è una mia ex studente, poi vi racconterò meglio di che cosa si occupa e condividerò lo schermo con lei. Adesso volevo un attimo parlare con Melissa, che è responsabile di negozio. Adesso Melissa ti aggiungo. Qualche minuto così, oddio, perché non mi permette di aggiungerti? Questo è il macello di casa mia e no, invece in questo momento, allora, come faccio ad aggiungerti? Perché non mi dà la possibilità? Eccoci, vediamo. Dovrebbe connettersi. Eccomi, eccomi, eccomi. Ciao! Intanto ciao, che Ciao! è una vita che non ti vedo! Ciao! Ciao a Ciao, tutti! ciao. Allora, introduco brevemente Melissa, che è a Roma, che è chiusa in casa anche lei, con i Sì? bambini. Sì? Ok. Melissa è responsabile di un negozio con cui collaboro. Non so se tu vuoi fare nomi, per me è indifferente. Come preferisci tu? Esatto, un brand di moda italiana, di Sì? lusso. E un bellissimo brand sartoriale, quindi abbiamo estremo bisogno della figura del visual merchandiser perché si tratta comunque di un prodotto particolarmente complicato che non gode della forza del marchio, ma che necessita dunque di un allestimento fatto particolarmente bene, che possa indurre il cliente all'acquisto e deve essere estremamente diretto tutto questo, nel senso che il visual merchandiser deve essere in grado di trasmettere quella che è la filosofia addirittura del brand attraverso il suo lavoro, che non è una cosa proprio Esatto, semplicissima, vero Marika? bisogna. Ma non so perché chiedi a me, no, non è per niente semplice. No, volevo che magari tu dicessi anche agli altri negozianti che sono qui collegati in questi giorni, che mi hanno chiesto, ma come si fa a superare questo momento, eccetera, eccetera, che adesso siamo tutti chiusi, soprattutto meno è necessario un bene e più sono chiusi i negozi. Esatto. Il vantaggio è che saremo tutti nella stessa barca. Esatto. Sì, saremo tutti nella stessa barca, ci si aiuterà. Il mondo del retail era un mondo comunque già in crisi, e quindi questo sicuramente non ci ha giovato, No. ma secondo me Però alla fine ce la faremo. ieri dicevo che c'è stato un grande incremento dell'online, finalmente da italiani ci stiamo fidando che si può anche comprare online cose che non sono solo Zalando. Si può Esatto. comprare la spesa, si possono comprare servizi, beni, eccetera, eccetera. Quindi questo è un buon punto, però poi mi sa che avremo tutti voglia di andare da qualche parte, a Sì, abbiamo di goderci la nuovo tutti fisicità, la bisogno, libertà. esatto, del contatto umano, del fatto di tornare nei negozi, quindi credo che il retail piano piano ripartirà. Ci vorrà del tempo, sicuramente questa Spring Summer sarà un po' penalizzata perché Un po' non più sappiamo. faticosa, sì. Sì, nessuno sa come potrà andare, però io penso in positivo per la Fall Winter, vediamo che cosa accade. Io credo che da ogni crisi nasca una possibilità, un'opportunità, e quindi da bravi italiani che ci Assolutamente. inventiamo sempre, qualcosa ci inventeremo anche questa volta. Le aziende anche capiranno che bisogna un attimo rivedere quelli che sono i famosi numeri che a noi manager vengono chiesti, quindi tutta quanta quella parte che riguarda il retail più puro, secondo me, verrà anche rivisto in quel senso perché bisognerà ripartire da zero. Sì, Non si assolutamente. potranno più fare confronti con gli anni precedenti, non avremo più, a mio parere, quella ossessione del KPI, del budget che si ha generalmente perché dobbiamo proprio ripartire da zero in questo momento. Sono d'accordo, sono d'accordo. Un bel reset totale.
Eh sì. Va Sì. bene, intanto ti ringrazio tanto. A te Non e ti ti rubo altro aspetto tempo, te la... presto. lo spero anch'io, guarda. Spero di vederti presto dal vivo, così ci abbracciamo. Sì, esatto. Saluto tutti. Ciao, grazie mille, Meli. Ciao, buon Ciao. pomeriggio. Anche a te. Ok, allora, così volevo darvi un attimo un parere di... Ciao Matteo, sei arrivato anche tu tra noi. Volevo darvi un po' un parere appunto di chi sta vivendo questa cosa da commerciante e quindi vita di negozio. E adesso dicevamo proprio che sarà bello probabilmente ritornare nei negozi e viverli. Per questo motivo io vorrei parlare con voi insieme del ruolo del retail designer, cioè chi disegna poi all'interno dei negozi e li rende così affascinanti. Chiara, ti cerco, dammi un cenno così ti aggiungo subito, così facciamo una chiacchiera con Chiara che ci spiega meglio il suo lavoro, che il suo, come il mio, viene sempre un po' poco capito. Eccoti qua, vediamo. Chiara? Eccoti, ciao! È un sacco che non ti vedo. Ormai Sei sempre in giro. ancora un po'. E adesso anche per un altro po' non ci vedremo. Come stai? Bene, Tutto bene, tu come stai? bene, bene. Siamo qua per forza. Senti, dicevamo con Melissa, hai visto, no? Insomma, ritornare nei negozi, quindi si creerà ancora di più la necessità di avere qualcosa di interessante, no? Negozi che hanno spazi da vivere, che stavano iniziando adesso. Questo trend è recente, possiamo dire, negli ultimi anni. C'è un mix di posti dove si può andare a comprare, dove si può stare, magari bere un caffè, ci sono varie attività da fare. Diciamo il retail si sta cercando di unire a tante realtà in modo che diventa sempre più interessante anche da vivere Sì. e soprattutto rende anche, può dare anche un'altra visione del brand che non è solo una cosa da comprare come un vestito, ma c'è anche tanto altro che c'è dietro. Esatto. E io infatti volevo... Vogliamo un attimo introdurre. Intanto come ci conosciamo io e te? Allora, Marika è la mia insegnante, io... Però sono venuta a Milano a studiare al Master in Domus Academy proprio perché c'era lei. Oddio! La seguivo già da prima, quindi da quando io stavo all'università e sono sempre stata affascinata dal mondo del retail perché all'università facevamo molti progetti comunque legati alla progettazione di ristoranti o spazi commerciali e quindi fin da subito la cosa che ovviamente viene... Vedi prima e appunto come è esposto il prodotto, che anche sembra anche, per chi non lo sa, una parte anche un po' creativa. Poi Sì, scopri che c'è tutto vedi? Oh, guarda dietro. che bello che stiamo passando tutti questo messaggio. Ragazzi, che volete fare i creativi lavorando in questo mondo, non è un lavoro creativo, sorpresa. Poi appena ti ho iniziato a seguire, questa è appunto la prima cosa che ho scoperto e che ho capito. E poi ho cercato di Scusami, adattare. c'è Gaia Mugnaini, scusami, sì, che dice che anche io ho fatto Domus Academy con il mitico Gianfranco, certo, ovvio. Lo conosciamo Gianfranco, io collaboro sempre con lui. Sì, Vai, assolutamente. perdonami, ti ho interrotta. I miei studi sono stati più relativi all'interior design, essendo fare retail design, progettazione dello spazio proprio del negozio, quindi un po' diverso da quello che è il visual merchandising, anche se queste due figure si interfacciano e sono necessarie una all'altra affinché poi il risultato finale sia quello che vediamo. Certo. Quindi io ho studiato interior design e mi sono occupata finora per differenti brand di progettare proprio spazi di E negozio. che spazi, Chiara? Sì, Prima di diciamo questo blocco io sono stata a Parigi, a mia insaputa, e era la seconda volta, lo raccontavo nella prima diretta, la seconda volta che sono stata a Parigi sono entrata in un Adidas che io, è un marchio che amo particolarmente, ho messo delle foto e Chiara mi ha detto, ma, ma io ho lavorato proprio alla progettazione di quel negozio. il mio primo negozio l'ho fatto a 21 anni, cioè Ecco. dire che forse proprio perché l'università mi ha subito connesso con questa realtà, essendo che abbiamo sempre progettato queste tipologie di spazi all'università, ho avuto il primo contatto con uno studio che lavorava per Adidas
E da lì poi piano piano le cose sono arrivate, per fortuna sempre lavorando per dei grandi brand, comunque hai un bel budget. Eh E sì, quindi un po' di... perché quello fa tantissima differenza. Esatto. Quindi la tua figura, possiamo dire che la tua figura di retail designer non è una figura che possiamo applicare a negozianti indipendenti, perché parliamo di un investimento di budget strategico che va un po' oltre alle tasche di un negoziante un pochino più piccolo. Mi potrei occupare anche tipo di allestimento dal punto di vista non di prodotto ovviamente, ma più proprio di interni. Magari uno fa un investimento iniziale quando bisogna aprire un negozio e in Certo. base al target che vuole colpire si fa anche uno studio di quelle che potrebbero essere diciamo delle possibili soluzioni per arredare e colpire appunto arrivare a queste persone. Quindi questo sicuramente per diciamo delle figure più piccole, ovviamente sì, più a livello aziendale il mio tipo di lavoro, però comunque essendo sempre design, cioè magari anche a livello di furniture, di arredi, di zone lounge che comunque adesso sono super fondamentali nei negozi dove appunto non c'è solo più il prodotto, ma si cerca comunque di integrare con altri tipi di esperienze, la vendita. In queste dirette noi dicevamo che il lavoro del visual non è mai un lavoro solitario e deve confrontarsi con tante altre persone. Immagino che anche tu avrai un team con persone che si occupano di ruoli diversi, no? Di cose diverse. Chi sono le persone con cui ti relazioni, le figure con cui ti relazioni? Generalmente il team di design è fatto sia di designer che di project manager e generalmente nelle aziende tutti poi ci occupiamo, magari due persone si occupano di un progetto, però generalmente i team nelle aziende sono almeno 4-5 persone, uno immagina 20.000 persone, in realtà siamo 5-6, Eh quindi sì. abbiamo tutti insieme. Quindi è un piccolo studio di progettazione, però appunto ci interfacciamo con i visual merchandiser quando il progetto diciamo, è abbastanza definito per capire dove e come esporre il I prodotto, percorsi, certo. i percorsi esattamente, anche poi vabbè, anche i direttori creativi ovviamente hanno voce in capitolo su quello che sarà poi il In certe design. situazioni mi sa che hanno una bella voce in capitolo. Sì, cioè, comunque. Buttiamo fuori la maggior parte delle idee perché adesso la tendenza comunque è quella di fare dei negozi tutti diversi. Quindi se prima invece c'era una sorta di unificazione del brand anche a livello di immagine e di design del negozio, cioè vai a Parigi, vai a Firenze, vai a Milano, trovi sempre lo stesso negozio, adesso ognuno sta cercando di dare delle cose in più anche per attrarre più persone, cioè perché se io sono a Parigi... No, è inutile che vado in un negozio che posso anche Vedere a visitare. Milano. Esatto, questo è un po' il concetto di trend. Quando mi chiedono ma quali sono i trend di quest'anno? E tu dici ma guarda, il trend è un pochino più lungo di solo quest'anno, non è il blu carta da zucchero, ma è che cosa sta succedendo, come si comporta la gente. E senti, a proposito di trend, secondo te, abbiamo detto ieri, lo dico io alla nausea, che le persone sono, cioè, i comportamenti delle persone sono quelli che determinano poi come viene disegnato un negozio, come viene sistemata la merce o preparata la vetrina. Cosa, secondo te, cosa succederà dopo questo periodo? Me lo stavo chiedendo proprio in questi giorni. Sicuramente questo periodo ci sta unendo tutti quanti perché io sento molto che tutti quanti stiamo vivendo lo stesso problema, abbiamo tutti un po' le stesse necessità in questo momento. Quindi, al di là di quello che uno fa nella vita, tutti quanti si sono sentiti toccati ovviamente da quello che Certo. sta succedendo. Sono d'accordo per quello che hai detto anche ieri o prima, che comunque. Ci stiamo spostando più sull'online per necessità, perché Questo è comunque. temporaneo, certo. Quindi stiamo aprendo un po' di fiducia e questo è positivo. Forse iniziamo a capire che non si può più stare senza l'online, cioè che un negozio che ha il fisico dovrebbe anche almeno supportare con l'online. Magari non tutto, una selezione, però. Sicuramente, però Lo sicuramente. rispondo un attimo che chiedono, lavoro in azienda e progettazione? Sì, Chiara si occupa di retail design per un marchio Sì. del lusso, possiamo dire che è del lusso. Sì. Sì. Dicevo che magari c'è anche la tendenza comunque di brand che sono online principalmente, che poi diventano offline, cioè anche per esempio Certo. Off-White, prima principalmente vendeva online, Certo. più sta diventando famoso, più ha avuto, no? Ovviamente stanno prendendo un sacco di negozi in tutto il mondo.
E quindi ovviamente poi per arrivare alle persone è necessario anche uno spazio fisico, in modo anche da creare appunto un'esperienza che non è solo l'esperienza di andare e farsi servire il caffè oppure sentirsi insomma accolti in un negozio, ma anche proprio vivere quello che è il brand. Per esempio, quando abbiamo aperto il negozio sempre di Adidas Originals qui a Milano, abbiamo iniziato una collaborazione con Collateral e da lì poi sono partite una serie di eventi che portano le persone nel negozio, ma non solo per comprare, ma proprio per avvicinarle alla realtà che comunque non è più solo quella di appunto di vendita di vestiti o di scarpe, ma è qualcosa che è a 360 gradi e che ti offre una visuale completa su quello che sta Certo, perché facendo il brand. adesso non si compra più il prodotto che si può trovare ovviamente online, diciamo quasi Esatto. ovunque, ma si compra l'esperienza, l'emozione che si può provare. Quindi il prodotto diventa quasi un souvenir, no? Diventa un po' un ricordo di quell'esperienza. È la cosa in più, è quello che è l'esperienza che spinge le persone a muoversi verso certe cose, quello che ci sta mancando in questi giorni, Eh sì, fondamentalmente. esatto. Forse lo capiremo ancora meglio. Quindi a maggior ragione, secondo me, anche secondo me, dopo ci sarà la necessità di spostarsi su qualcosa di più reale. E questo è anche fondamentale poi per, non lo so, per la progettazione, per a chi piacerebbe avvicinarsi a un lavoro del genere, può ricercare ispirazioni in qualsiasi cosa, che non sono appunto solo il retail, perché proprio perché io infatti trovo. Grazie, grazie, grazie perché. Ma come faccio? Ma se hai il libro magico che mi spiega tutto sul visual? No, non c'è, ce ne sono. Prima stavo preparando una lista perché in questi giorni tanti mi hanno chiesto che libri mi consigli, che libri mi consigli. Io sto preparando una lista su Amazon, poi vi condivido il link, proprio una vetrinetta. Ma io cioè, è un continuo mettere roba in questa lista perché c'è quello di psicologia, quello della teoria del colore, c'è il retail, cioè. C'è l'arte, c'è le esperienze che si fanno. Ecco, tu come me sei un'altra che fruisce tantissimo dell'arte perché è Tantissimo. immancabile, Sì, moderna, però, contemporanea, insomma, del sì, io sono passato. appassionata di arte da sempre, forse proprio perché ho vissuto a Firenze, ho studiato lì e quindi mi sono, infatti io poi sento anche che sono molto fortunata nella mia vita perché un po' facendo questo lavoro, comunque in generale, interessandomi di queste cose, mi sento perennemente circondata dalla bellezza e questa credo che è una. Manca la bellezza in questo momento. Guarda, io sto seguendo dei profili che sto segnalando, che si sono subito attrezzati e attivati. Il profilo di Brera è meraviglioso, della Pinacoteca è meraviglioso. So che anche il Museo Egizio sta condividendo un po' di Sì, a insight. proposito, segnalo che ci sono un sacco di musei aperti online che si possono visitare con un tour Vedi? online, oppure c'è la Cinacoteca, non lo so. Cineteca forse? Questo è il problema di parlare troppe lingue, lo sai, si mischiano le parole e dici, ma questo è italiano? Aspetta, c'è una domanda che dice, secondo voi il visual merchandiser può lavorare in smart working per i negozi da remoto? Allora, se devi iniziare da zero un lavoro, credo che sia un po' complicato, nel senso che puoi portare avanti un lavoro sicuramente. Però io sì, ho lavorato da remoto per alcuni negozi, però dipende in quale fase, nella fase della progettazione, nella condivisione o nel refresh di un negozio, quindi c'è solo da spostare la merce, un po' farla ruotare, lo puoi fare da remoto. Però fisico è sempre meglio, come dire. Per quanto riguarda Serve un me, intervento solo fisico, operativo, ecco, ti ho risposto, scusami, stavo leggendo la seconda parte della domanda. Tu le vedi le domande? sì, vedo degli interventi qui Ok. sotto. Ok, per quanto riguarda me, ultimamente stavo lavorando in smart working, ovviamente, però purtroppo non tutto si può fare in smart No, working. non tutto si può fare. No, assolutamente no. Cercare comunque tipo i materiali, devi vederli per forza dal vivo, toccarli, altrimenti non puoi fare una palette di materiali, quindi comunque anche se li metti in un rendering non sai mai se al 100% poi sarà quello l'effetto reale. No, poi ci sono, a parte i rendering, ci sono anche i programmi di planogramma, no? Quindi dove proprio calcoli lo spazio, i colori che vuoi mettere in un certo espositore. Però a quel punto è più la creazione delle linee guida che ti puoi fare a distanza, poi devi darle a qualcuno che le esegue.
Per cui sì, l'intervento fisico serve. Per portare avanti gli allestimenti, beh, in questo momento, in questo preciso momento in Italia, gli allestimenti stanno dove stanno e ci ripensiamo quando li riapriremo, toglieremo un po' di polvere e ripartiremo da lì. Sì. In questo momento non si può. Però mettersi il cuore in pace. Io che sono una malata di lavoro e sono sempre connessa a 100 cose che devo fare, in questo momento frigo un po' perché vorrei... No, però penso che questo sia un momento necessario. E ieri stavo condividendo o rivedendo tante ispirazioni o suggestioni che erano rimaste là un po'. Non so, tipo una cartella dove metto dentro tutte le cose che magari un giorno utilizzerò in qualche modo. Sì, ho presente un po' di pulizia. Come io sto facendo qua, prima si è visto un po' di casa mia che sto smontando tutto, buttando i giochi dei bambini che ormai sono diventati grandi, quindi è tutto un casino. Che poi dalla sera va rimesso tutto a posto. Lo possiamo prendere sia per appunto ripulire un po' di quello che abbiamo fatto, che stavamo facendo, e anche per ispirarci per nuove cose. Cioè io credo che online adesso si trova veramente tutto, quindi magari farsi delle ricerche oppure appunto disegnare quelle cose che uno dice vabbè, prima o poi lo farò. Prima o poi rivedrò, che ne so, quel film o vorrei magari saperne di più su quel design. Cioè fare quelle ricerche, quelle cose che abbiamo sempre rilasciato un po' sospeso, che poi sicuramente ci torneranno utili dopo. Cioè sì, ricercare tutte quelle ispirazioni, quelle suggestioni e rimetterle un attimo in moto, e sicuramente poi dopo riporterà qualcosa che di utile nei nostri progetti. Perché... Sono d'accordo, perché in qualche modo abbiamo bisogno di nutrirci, di vedere cose nuove che non possiamo vedere fuori, ma che abbiamo la fortuna di vivere in un momento storico in cui c'è la tecnologia, ragazzi, perché sì, altrimenti non saremmo neanche qui a farci compagnia, saremmo morti da soli, senza spesa... L'abbiamo sempre tanto odiata e denigrata, dicendo noi siamo sempre con questo telefono in mano, ma viviamo... Ma beato telefono in questo momento, mi viene da dire. vediamo, c'è qualche domanda che dice quali programmi consigli per la progettazione? Passo la palla a te perché io non ne uso nessuno, prego. Disegni con la Wacom. Sì, esatto, basta, questa cosa è rimasta e rimarrà negli annali, io disegno con la Wacom, punitemi per questo. No, assolutamente, io fino a qualche mese fa lo facevo anch'io, poi ho comprato l'iPad con la pennina che ti fa magica e mi ha svoltato la vita. No, lo so, io disegnavo, vorrei usare il passato, disegnavo con la Wacom, ma adesso non ho il tempo di disegnare, quindi c'è poco da fare. Sto rimettendo un po', poi mi piace molto anche disegnare a mano. Poi generalmente comunque dal punto di vista dei programmi, vabbè, uso AutoCAD per disegnare le planimetrie e le sezioni, i prospetti, insomma tutti i disegni tecnici che sono necessari. E poi di rendering io utilizzo spesso Rhino con Vray, mm-hmm. E poi vabbè tutta la Creative Cloud per qualsiasi tipo di cosa, Illustrator per fare grafiche, per modificare le immagini, modificare i rendering, creare dei pattern, insomma qualsiasi... Bisogna essere un po' aperti anche da questo punto di vista. Esatto, lo dicevo anche io ieri, io ho usato i programmi che mi hanno messo a disposizione le aziende quando ci lavoravo e dovevo essere versatile e veloce a impararli, perché quelli non è che li cambiano per me i programmi, voglio dire, non li cambiano per nessuno. Fare una cosa, ecco, l'importante poi è anche un po' esercitarsi a farla, cioè sì. Magari c'è qualcuno che usa altri programmi per rendering, non c'è proprio una regola. Poi ovviamente ogni azienda più o meno uno poi si adatta quando... Certo, quando entra. Un'altra domanda è, secondo voi chi ha le vetrine più originali? Per quanto riguarda un panorama del lusso, le vetrine... Allora, a me questo termine non piace, perché è un po' come dire le vetrine più belle. E le vetrine... Ma, questa mi serve per te. Io potrei... Le vetrine non sono belle o brutte, le vetrine sono funzionali o no per quello che devono fare, quindi... le più funzionali ultimamente, che rispecchiano tantissimo l'immagine del brand, posso dire, posso affermare che da qualche anno sono quelle di Dolce & Gabbana, non sono sempre belle. No, mi piacciono un sacco. Ma il fatto di essere bello è l'ultimo dei problemi, nel senso che appunto la vetrina ha un altro scopo, parlare al target e convertire un DNA, un'immagine di prodotto, una storia che c'è tutta raccontata dietro. Poi, se vogliamo parlare di vetrine belle, così per il piacere di parlare di vetrine belle, ci sono quelle di Louis Vuitton che sono incredibili, Moncler a Milano sta facendo dei bellissimi giochi di luce,
con questi schermi che ho messo a fondo parete. Non so, io sinceramente nella via dell'uscio di Milano, negozi che dici mamma mia che brutte vetrine, pochi, perché comunque parliamo di super brand che investono un sacco. Esatto. Poi ti possono non piacere, per esempio c'è questa bidimensionale che spero di riuscire a condividere di Gucci, no? Di questi abiti sottovuoto che ha fatto in tutte le città con capi diversi, molto concettuale, molto arte. Come dicevamo prima, l'influenza dell'arte si vede, si sente. Generalmente si sta spostando molto su queste cose artistiche. Anche, dopo aver creato Macello, dopo aver depistato tutti, adesso sta tornando in un'altra direzione. Grazie, grazie Ale. Sì, sì, io l'apprezzo tantissimo come sta cambiando. Sicuramente sta cambiando. Ha cambiato tanto la faccia non solo del brand, ma dell'approccio alle vetrine. C'è stato un periodo in cui ci sono stati tanti marchi che hanno seguito un po' quest'onda, non comprendendo proprio bene perché lui facesse questo, no? Ha deciso di smettere di fare l'armonia cromatica dentro una vetrina e tutti hanno deciso, ma sì, tanto mettiamo un vestito così, un vestito colà, chi se ne frega. Ecco, il concetto non era esattamente quello, perché per gli altri non ha funzionato. Quindi adesso vediamo che cosa ci prepara con queste cose sottovuoto molto, molto artistiche. No, ringrazio molto. Dal punto di vista di retail, però, generalmente i brand di lusso non cambiano molto. Cioè, loro sono bene o male, anche ritornano sempre un po' con lo stesso concept, si chiama. Perché quando si entra un po' in questi grandi brand, ti danno proprio il libro e il concept dei negozi, e più o meno quello viene applicato un po' dovunque. Poi ci sono delle variazioni dal punto di vista di materiali, di luci, appunto di arredi, però bene o male si ripete più o meno la stessa cosa. Secondo me adesso come brand, invece dal punto di vista di interni, non so se siete d'accordo con me, che sta offrendo cose un po' più nuove e diverse, appunto io nominerei assolutamente Off-White, perché fa tutti negozi diversi. Gucci sì, però secondo me... Gucci l'interno non è cambiato così tanto. In realtà hanno fatto un nuovo concept, però è abbastanza simile e più o meno in tutti i negozi. Prada mi sta piacendo molto, che sta cercando di cambiare, di innovare. Qua su Milano ancora non l'ho visto, però ho visto alcuni negozi che stanno cambiando. Mi sembra. Hai visto i pop-up verde? Sì, sì, assolutamente. Ecco, questo, quando diciamo che bisogna studiare sempre, questo. Cioè, questa cosa qua. Scambiarsi profili, sapere che hai visto questo negozio, ma cosa ne pensi? Sempre così. Questa è la parte dello studio. E poi Louis Vuitton sta cambiando tantissimo. Sì. Louis Vuitton, non solo la parte uomo, generalmente tutta, anzi sta includendo anche degli spazi, appunto ristoranti, bar all'interno dei negozi, quindi questo sta dando sicuramente una spinta. E anche sta chiamando vari architetti che gli stanno facendo i negozi in tutto il mondo, quindi sta creando dei bei spazi assolutamente molto interessanti. E... Oh, che bello. Ci sono un sacco di domande oggi. Guarda, ma... chi spende più di tutti come brand in termini di visual, progettazione, negozi e vetrine, secondo voi? Beh, allora intanto c'è da dire che nessuno parla mai di soldi. Esatto, cioè esternamente nessuno, ma anche perché alla fine anche con un piccolo budget puoi fare tante cose, cioè è tutto... Prima ho letto qualcosa che chiedevi, materiali di ricerca, in realtà c'è stata una vetrina che mi è rimasta molto impressa di Armani, intanto sottolineo di Giorgio Armani, quindi non di Emporio, di altre linee sue, ma che era in Monte Napoleone secondo me un annetto fa, in questo periodo primaverile, e aveva utilizzato questi sei sacchettini, quelli che si gonfiano per tenere i pacchi, insomma, per bollinare i pacchi, invece che essere la carta bollinata, erano proprio dei sacchettoni tutti uniti, sì, sì. E loro avevano usato questo materiale che è poverissimo, ma che è collocato all'interno della vetrina, con una vetrina essenziale, come sono sempre quelle di Armani, perché sono veramente le regole dell'ABC della vetrina. Aveva un bel effetto con il gioco di luci, con lo sfondo, era una cosa super semplice, quindi a volte veramente la semplicità e il costo minore, e poi è molto difficile determinare il costo su un brand grande, perché viene magari allocato un budget per a vetrina, cioè, ogni vetrina invento 2.000 euro, ma magari. Ogni vetrina 2.000 euro, e tu dici sì, ma quante vetrine sono? Sono 5 per ogni negozio, abbiamo 200 negozi nel mondo, quindi il budget
oscilla anche tanto in base a questo. Mi ricordo che in Domus Academy, quando c'era stato il rilancio di Crizia, avevamo collaborato per un workshop, unico negozio nel mondo, in Via della Spiga, 20.000 euro di budget per la vetrina. Wow. 20.000 euro? Cioè, ragazzi, questo è un sogno, inventatevi qualsiasi cosa, perché 20.000 euro non vi ricapiterà mai più. Mai più 20.000 euro per una vetrina. Potete fare tutto. Tutto, potete prendere un quadro di Picasso e metterlo lì, cioè potete fare tutto, ragazzi. Comunque, rispondendo a questa cosa, il fatto, c'è anche il trend, insomma, che è un po' lo street, questo materiali di riciclo, di riutilizzo, materiali, diciamo, poveri, oppure comunque di seconda mano, sono sempre più introdotti all'interno dei negozi perché attraggono molto il cliente. Cioè che... sì, adesso abbiamo questa consapevolezza sull'ambiente, quindi ci, esatto, ci interessa cercare l'etico ovunque. Creano anche un po' l'effetto displacement, cioè qualcosa che tu non ti aspetti di vedere in un negozio e te lo trovi lì e sicuramente attrae molto più di una cosa che... Qualcosa che mi ricorda il negozio in Via Sarpi 52, per esempio. Salutiamo Fabio. Allora, qui c'è scritto, avendo una laurea in design, quali corsi master consigli per studiare retail design? In realtà non ce ne sono, cioè anche io mi ho fatto questa domanda qualche anno fa e non ce ne sono proprio di specifici. Io ho fatto con l'Indomus Academy di Interior and Living Design, che poi comprendeva due workshop a scelta, e io ho scelto appunto quello di Marika, con Visual Merchandising e Retail, però generalmente non ci sono dei percorsi dove fai quello dalla mattina alla sera, solo quello. Ma anche perché alla fine, come dicevo prima, è sempre una progettazione di uno spazio, quindi comunque qualsiasi tipo di esperienza relativa a uno spazio comunque commerciale aiuta o favorisce poi comunque l'inizio di una carriera in questo settore. Quindi non è che c'è proprio uno studio specifico per farlo. Ecco. No, esatto, non c'è una scuola, non c'è la scuola. No. Cioè, alla fine è una composizione di cose che accadono, non sai neanche come. Esatto, esatto. Lo dicevo prima, durante una consulenza, prima di essere in diretta con te, ad una ragazza che dicevo, guarda, sì, capisco che tu vuoi sapere se sei sulla strada giusta e adesso ti sei prefissata di fare questo, ma magari cambierà tutto, magari tra un anno hai deciso che un altro lavoro, vuoi fare un altro lavoro, non si può sapere. Matteo, che simpatico, mi chiede, quindi il filo di nylon non è brutto ma non funzionale? Ma non sto parlando di tecniche, sto parlando di una cosa che non puoi decidere che una vetrina è bella e basta. Però furbetto Matteo. Allora, per quanto riguarda i materiali, sta crescendo l'interesse per la sostenibilità. Sì, lo stavamo dicendo poco fa. Materiali riciclati che io ho visto usare anche in... a Dover Street Market a Londra, nella sezione di Céline, mi ricordo di aver notato queste pareti e mensole fatte di quell'impiallacciato di legno tutto a pezzettoni, non il truzzolato, però quello a pezzettoni dipinto di bianco lucido. Quindi, cioè, se uno fa attenzione, come me e te, che siamo malate di questa roba, lo vedi che... Come? Anche da Off lo stanno utilizzando molto. Sì, e... l'ho visto. Rosa, rosino, insomma, questo sì, rosa beige delicato. Forse dipende un po' dal concept del negozio, però generalmente sì, come materiale è uno di quelli che vengono utilizzati di più ultimamente, perché comunque è super economico, tornando sempre al discorso di prima. Esatto. E meno male è abbastanza modellabile, quindi si riescono a fare delle belle cose anche dal punto di vista di arredi e non solo di vestimenti. Poi... È curioso per un brand di lusso parlare di un materiale economico, però di fatto dovete considerare che la vetrina è proprio una cosa effimera, cioè dura quelle 2 settimane, 2 mesi, dipende se è un concept, magari può durare 3-4 mesi, però poi quel materiale lì va buttato, va scartato, va insomma da qualche altra parte, non viene, è molto difficile da riciclare, quindi ben venga che ci siano delle situazioni in cui si usa del materiale di scarto già riciclato, eccetera, eccetera. Esatto. Questa cosa vale un po' per i pop-up o i temporary, mentre per i negozi comunque sì, c'è un budget, però generalmente comunque si cerca sempre un po'
insomma, di mantenersi, ecco, non è che troppo si può fare tutto di marmo, ecco. No, certo, certo. E poi appunto piace questa cosa, quindi perché non metterla? Cioè, certo, no, no, assolutamente, è uno dei trend, quindi la sostenibilità e il green, siamo attenti, finalmente siamo attenti anche a questo. Allora, velocemente, posso sentire la vostra opinione sulla creatività e varietà di vetrine di Hermès? Hanno un team molto diverso secondo voi rispetto ad altri brand? Secondo me sì, diversissimo, è come se loro giocassero in un campionato diverso delle vetrine, hanno anche dei prodotti che sono extra lusso, mi verrebbe da dire. Quindi loro si permettono di giocare sempre con quell'aspetto artistico ludico e di mischiare quelli che sono gli oggetti scenici, no? I props, soprattutto parlando delle vetrine, con oggetti poi prodotti di vendita, quindi foulard che diventano delle onde del mare, le tazzine che diventano barche, insomma, giocano molto. Quindi sì, è molto diverso, perché spesso interpellano proprio degli artisti scenografi che fanno una cosa diversa da quella che fa un visual o un allestitore vetrine. No, infatti io ricordo che all'inizio ho pensato anche di mandare il curriculum a loro e c'era proprio la posizione per scenografo. Eh sì, loro hanno proprio un altro tipo di approccio. Sì, interessante il loro approccio, sicuramente a me piace tantissimo, cioè rimango sempre colpita da quello che fanno, e proprio perché sembra un po' un gioco quello che cercano di costruire, e quindi secondo me questo attrae molto. Sì, una delle ultime che ho visto aveva questo gioco di carrucole con borsa e peso, quindi giocano sempre con colori super vivi ed è bello perché veramente loro in ogni città hanno un approccio diverso, uno studio di scenografia diverso. Tra l'altro qualche anno fa, non so se lo fanno ancora, avevano fatto un pop-up in giro per il mondo. Sempre loro di Hermès, che ricreava l'ambiente dell'hotel ed era super bello, e poi c'erano tutti gli artisti dentro che disegnavano e dipingevano davanti a te i foulard, quindi veramente è un brand che ha una... Io lo scorso anno a Roma ho visto da loro un negozio completamente allestito come se fosse una foresta incantata, con i funghi, con queste cose meravigliose. Sì, 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 giocano tanto. Beh, ma anche perché, insomma, vai veramente su un prodotto che è di stralusso e che chi entra da Hermès non è che diceva faccio un giro, vediamo cosa c'è. Poi, cosa ne pensate del brand di Ferragamo che ha introdotto i busti in vetrina? Perché non è un brand sartoriale, forse è stata la scia di Gucci. Allora, io le scelte, sai quante volte, Chiara, mi chiedono ma perché hanno fatto questa cosa in vetrina? Tu dici, dovrei sapere tutta la storia della collezione, non lo so, posso immaginare che... intanto non so che cosa intendi per non è un brand sartoriale, nel senso che Ferragamo, insomma, è un brand che fa Made in Italy, fa un lavoro sartoriale, soprattutto nell'uomo. C'è un po' un ritorno al gusto. Ci sono dei trend completamente contrastanti. Tra l'altro, in questo caso mi viene in mente Monte Napoleone, che hanno proprio un negozio di fronte all'altro quasi. C'è Ferragamo Uomo, che ha questi busti super tradizionali, no? Valentino, anche loro con i busti con le braccia di legno che si muovono. E dall'altro lato che c'è Balenciaga, che ha dentro un manichino iperrealista, che pensavo io la prima volta che l'ho visto pensavo fosse una commessa. Trench lunghissimo. È fatto talmente bene che sembra veramente una persona che sta lì e dice ma questo non si muove, per cui c'è un ritorno al busto, secondo me, l'ho visto bello sparpagliato su vari brand. Il manichino realistico ha avuto un fortissimo impatto fino a 4 anni fa. Dior aveva questi manichini con riga e mezzo, capello nero lunghissimo, rossetto, pelle chiara. Stessa cosa Chanel, che aveva queste francesine con il cipollotto dietro, e adesso si stanno tutti spostando. Beh, Dior si è spostato tantissimo per la donna sui busti nelle ultime collezioni, proprio per comunicare un più Made in Italy. E poi ricordiamoci che tutti veniamo influenzati da tutto. Cioè, nessuno è da solo che può inventarsi una cosa nuova, no? Tutti vediamo un po' che cosa fa l'altro, cerchiamo o di superarlo
o di andare in pari. No, ma infatti tutti i brand comunque del lusso bene o male si muovono, cioè si osservano uno con l'altro, poi comunque facendo parte sempre tutte di uno stesso gruppo, bene o male comunque anche le persone all'interno delle aziende si muovono e si spostano e bene o male le idee sono quelle, poi ovviamente alla collezione. Certo, certo. Ah, c'è Sara che ci saluta. Ciao Sara, non ti avevo vista, come stai? Ciao. C'era la diretta. I saluti personali in diretta. Bene, vediamo allora altre domande. Ah, qua poi si è aperta proprio una discussione. Ok, una discussione nel senso, uno scambio di idee. È un brand estremamente artigianale, spero, penso sia fedele al brand, la scelta dei busti. Secondo me non l'ha introdotto per l'artigianalità, ma per seguire solo la moda di Gucci. Io questo non lo posso sapere, non posso sapere delle due quali. Secondo me una cosa non esclude l'altra, nel senso che Ferragamo noi lo abbiamo scoperto anche abbastanza tardi come marchio in Italia, perché era molto, lui quando è nato faceva scarpe ed era molto forte ad Hollywood, faceva le scarpe per Marilyn Monroe, quindi noi proprio neanche ce lo ricordavamo. E mi ricordo io la prima volta che sono stata a New York a 20 anni nel 2000, che dicevo, ma perché Ferragamo qui sulla Quinta Strada, sto negozio gigante, a Milano non c'è? Come mai sta cosa? Ma chi è questo Ferragamo? E solo dopo ho capito che era un marchio che da noi non era così popolare, no? Secondo me invece ha una storia di artigianato, proprio di fatto a mano, più forte di quella che noi conosciamo. Io, avendo visto da Firenze Ferragamo, tra l'altro lui era delle mie zone, dell'Irpinia, e si è trasferito a Firenze e lì ha iniziato la sua carriera come calzolaio, e a Firenze c'è un palazzo intero di Ferragamo. Dove ovviamente al piano quello su strada, al negozio, però ha anche un museo in questo negozio, è bellissimo, consiglio a tutti di visitarlo, e ogni volta ci sono delle mostre, rotazione, non solo sul brand, ma in generale, cioè non solo sul brand di Ferragamo, quindi la storia di Ferragamo, ma proprio anche delle mostre a livello artistico, cioè curate da curatori che ospitano degli artisti internazionali, sia indipendenti, insomma, meno famosi, sia persone comunque affermate. Mi ricordo quando c'era la mostra di Marina Abramovic, una parte della mostra era anche all'interno del Palazzo di Ferragamo. È super interessante perché poi ci sono anche tutti i vecchi modelli dei vecchi vestiti. Ovviamente tutto proprio il mondo ad hoc di Ferragamo che è nato lì, e quindi per fortuna io ho avuto la possibilità di scoprirlo prima. Poi ovviamente credo che la percezione del brand dipenda anche molto dal target, cioè Brava, sì, assolutamente, assolutamente. Sì, assolutamente. Ci sono vetrine che non parlano con noi, passiamo diritti senza neanche averle notate. Quindi dipende tutto dal target e dipende tutto se siamo in target, no? Come faccio spesso l'esempio di Abercrombie, non so se l'ho fatto anche in lezione con voi, ma è un esempio che io faccio spesso, sempre, 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 perché loro quando sono arrivati erano dei geni nell'utilizzare i cinque sensi, no? Il profumo che si sentiva un isolato, le vetrine chiuse, proprio chiuse che non si vedeva dentro, questi boni incredibili alla porta, no? A torso nudo con cui potevi fare la foto, e l'idea di stare un po' in discoteca, no? Perché tutti parlano in americano, sai, tutti sono così faccini puliti, molto belli. E c'era proprio anche il ruolo, non solo della commessa, ma anche della modella che stava sulla scala a ballare. Quindi porto spesso questo esempio perché loro sono stati molto innovativi e innovatori in quel momento, ma poi non sono stati in grado di supportare questa cosa con l'andare avanti dei trend. E quindi ci ritroviamo adesso una serie di tanti negozi chiusi, va bene, facciamo finta che siano ancora aperti, lo sappiamo tutti com'è Abercrombie. Tante persone che a un certo punto entrano e dicono: Oddio, ma qua è buio, ma non riesco a vedere il colore delle magliette, la musica è troppo alta, il profumo è troppo forte. Perché non sono in target, invece vedi i ragazzini, no, che sono tutti che ballano perché loro non hanno un'altra possibilità per farlo durante il giorno, poi gli interessa soltanto avere la maglietta con scritto Abercrombie, fa niente se pensavo fosse grigia e invece è verde, non importa, però c'è scritto Abercrombie. No, visto Marica, sono stata una brava studentessa. Sì, devo dire di sì. Che ne pensate di Dior adesso? Come
con Maria Grazia Curi. Cosa è cambiato rispetto a prima nelle vetrine e nelle collezioni? L'abbiamo detto prima, nel senso che appunto anche questa cosa dei manichini che prima erano quasi indirizzati ad un target russo, mi verrebbe da dire, o comunque dell'est, queste donne pallide con il capello lungo, molto appariscenti, non alla Dolce Gabbana, però insomma molto appariscenti, anche le loro vetrine erano piene di specchi, le palle di Natale, ti ricordi le palle di Natale, quelle riflettenti che avevano loro? E quindi veramente tipo una donna di ceto medio alto, comunque di una età che va intorno ai 35 in su, insomma. Sì, appariscente. Invece adesso è più tutta nella direzione della sartorialità, anche questo rilancio che ha avuto, poi può piacere o non piacere, con il vestito del matrimonio della Ferragni, dove hanno fatto tutto il documentario di come è stato studiato il pizzo, insomma, cioè c'è stato un grande lavoro nella comunicazione di questo e secondo me i busti, le carte da parati, tutto quello che loro stanno usando adesso in vetrina aiuta a spingere questo. Sì, anche a cercare di arrivare a un pubblico secondo me più giovane, quindi anche tutta la comunicazione che hanno fatto sulla donna e anche le ultime sfilate dove appunto è venuto fuori tutto il tema un po' dell'indipendenza femminile, esatto. La sella, la borsa fatta con la sella. Sì, che è ritornata, certo. Quindi tutto questo un po' era fatto per attrarre anche un po' persone più giovani sicuramente. Sì, poi ci scrivono in Asia Salvatore Ferragamo è enorme, è apprezzatissimo. Poi di nuovo c'è Salvatore Ferragamo è cambiato tanto con Paul Andrew, ma sicuramente cioè, i cambi di art direction sono fondamentali anche per le vetrine, non solo per le collezioni, perché non si può, è impensabile di mantenere lo stesso tipo di vetrine quando cambia l'art director. Ciao Francesco. Qualcuno si sta ancora unendo, è quasi passato un'ora, non so quando... Se avete altre domande, adesso è il momento. Perché poi... Cosa vi aspettate? Ah, ecco. Simon... Ah sì, Prada, questa è una bella mossa, sai? Io trovo che sia una bella mossa, tu come la vedi? È sicuramente molto interessante. Tra l'altro, Raf Simons parte proprio da un background di architettura, quindi già quando era da Dior, io ricordo che ero super affascinata Ma da. Raf Simons si è occupato anche di Jill Sander, o mi ricordo male io? No, forse mi confondo. Devo ammettere che io non sono una super iper fashionista. No, neanch'io, però ci sono stati dei cambi che mi hanno un po'. Raf Simons non sono sicura al 100%. Sì, infatti a me è restato, cioè io ricordo Raf Simons proprio perché quando è stato direttore creativo di Dior, a me piacevano un sacco le collezioni che facevano, che faceva e anche proprio il design delle cose, si vedeva che era pensato in un altro modo, non era Sì. più il solito elemento classico, diciamo. Poi ovviamente non è riuscita a rivoluzionare completamente tutto come adesso sta facendo la Curie, però... io l'ho apprezzato molto, anche nei set delle sfilate, per esempio, che aveva creato, mi piacevano tantissimo. Quindi sono curiosa proprio di vedere cosa creerà adesso per Prada, anche se Prada già è un brand molto più... Ho indovinato, mi ricordavo bene, per Jill Sander è stato 2005-2012, yeah! Allora, io sinceramente credo... Oddio, mi sono sparite le domande, eccole qua. Io credo che sia stata una mossa, secondo me, interessante, lui appunto arrivando da Jill Sander, comunque avendo una struttura diversa, per me funziona bene, il suo immaginario funziona bene, secondo me, con Prada, anche perché adesso abbiamo pochi stilisti ancora proprietari del loro marchio, no? Perché, vabbè, Versace abbiamo Donatella, ma non è Gianni, quindi è cambiato già da anni. Abbiamo Prada, abbiamo Giorgio Armani. Sono veramente pochi quelli che hanno ancora il loro brand come quando è partito, per cui bisognerà pensare ad un cambio della guardia. Per cui questo, secondo me questa mossa è interessante. Poi Prada si è sempre innovata, io ho anche lavorato per loro, quindi l'ho vissuta anche un po' da dentro, si è sempre innovata e rinnovata in base ai trend, ma senza seguire. Cioè è sempre stata un po' diversa, no? Perché adesso ha dei tocchi di streetwear. Ma non è proprio che dici, ah, caspita, è identico a Louis Vuitton piuttosto che Fendi, no? È proprio una cosa a parte. No, ma infatti è molto interessante comunque che è sempre stato un brand molto sperimentale.
che quindi si è mosso sempre a 360 gradi, non solo a livello di prodotto e di immagine, ma proprio di cose che comunicava, cioè anche collaborazioni che ha fatto durante il tempo sono state interessanti, come quelle con lo studio OMA, tutti, sì, anche tutti i set di, che fanno per le sfilate. È super interessante capire tutta la strategia che c'è dietro, che è molto molto complessa, cioè una macchina incredibile. Esatto, è anche vero, come dicevamo prima, che bisogna continuare a studiare e ogni volta che apri un libro si apre un altro capitolo. Esatto. In cui bisognerebbe divagare e studiare, capire. E a volte devo dire, per me la maggior parte delle volte, l'età e l'esperienza sono la cosa migliore, perché ti puoi vedere veramente un sacco di cose e alcune le ho viste. Cioè, io adesso ho una figlia di 12 anni che sta tutta presa a questo trend degli anni 90, e tu dici, ma io da ragazzina quella roba lì l'ho vista. E quindi è divertente anche questo. Le cose ritornano sempre sotto diverse versioni o mixate. E pensa che io non capivo quando mia madre mi diceva, ma questa cosa la facevano già? Questa cosa qui è un trend che ritorna, io, ma cosa stai dicendo? Per esempio l'uso dei materiali all'interno dei negozi, no? Diciamo prima di quelli poveri, però anche per esempio l'uso del terrazzo, no? Che è la, sì, sì, la graniglia milanese. Esatto, cioè, che è una cosa super datata, cioè, tipo anni 60, anni 50, che quando la vedevi a casa della nonna dice, madonna, che brutto. Esatto, adesso diventa la cosa più bella, iper chic, che tutti vogliono, la cucina tappezzata di quello, il pavimento tutto, anche il letto. Sì, sì, quindi tutto dipende un po' da, sia dai trend, ma anche un po' dalla sperimentazione, secondo me, di come le cose poi effettivamente, come si mixano i vari elementi. Che poi anche una cosa che è vecchia in realtà non è sempre, secondo me, attuale in qualche modo, rivisitata in qualche modo, attuali. Sì, come per esempio Urchiola, che ha fatto questo hotel Giulia Roommate, che c'è a Milano, che riprende tutta la Milano anni 60, ma ovviamente in chiave moderna, quindi certi colori, certi materiali, ma delle forme diverse. Sì. Qui dicono, avete dei film di moda da consigliarmi? So che c'è un bellissimo, direi fiction, così me ne hanno parlato, non l'ho mai visto, su Amazon Prime, che si chiama Made in Italy, e racconta un po' la storia degli stilisti, mi hanno detto che è molto bello, devo vederlo. Adesso ho tempo, potrei usare questo tempo per farlo. E poi un'altra ultima per me, vostro parere sugli store Acne Studios, su o giù? Per me su tutta la vita. Per me su tutta la vita. Perché? Mi piace questo perché. Perché io chiedo sempre il perché di una scelta. Allora, perché? Io non ne ho visti tantissimi. Ne ho visti forse un paio a Stoccolma e poi quello di Milano, che è quello che conosco un po' meglio perché ci giro, lo frequento, eccetera, eccetera. Milano è in Brera ed è meraviglioso come loro abbiano tenuto lo stesso materiale che c'è fuori. Adesso c'è questo forte ritorno. Stesso materiale che c'è fuori nella piazza e nel palazzo, l'hanno usato internamente, l'hanno usato per fare i mobili, per cui sì, siamo un brand straniero che viene qua, ma comunque abbiamo rispetto del vostro ambiente. Quindi anche lì hanno rivisitato un materiale che è questo marmo screziato, io non conosco, come si chiama? Granito. Ok, granito, ecco, vedi. Questo granito è anche grezzo, perché poi lo hanno utilizzato sia liscio per fare pavimenti e pareti, e sia un pochino più grezzo per la panca, no? Mi sbaglio. Sì. Quindi è molto, secondo me è molto bello. Ed è la stessa cosa che ha fatto anche il negozio di Apple in Piazza del Liberty, che hanno lo stesso materiale sulle pareti, sulle scale, che è lo stesso della piazza. Quindi per me Acne Studio super su, non ci sono grandi rivoluzioni di visual, perché no. A livello di visual e espositivo di prodotto un po' noiosino, però secondo me è esteticamente molto bello e è bene che ci siano dei benchmark così, no? Dal mio punto di vista, allora, per i film vi suggerisco, io come dicevo non sono una super fashionista, quindi non vedo film su stilisti, però mi hanno consigliato tutti di vedermi il documentario su Franca Sozzani che c'è su Netflix, che sembra molto interessante, che quindi me lo vedrò, io ancora non l'ho visto quindi non so darvi un parere, però sicuramente quello che ha fatto lei
rimarrà nella storia un po' da tutti i punti di vista. Un po' anche come il corso Como 10. Il corso Como 10 è stato uno dei primi, se non il primo, concept store in assoluto al mondo, perché se la giocano un po', sì. 10 corso Como e Colette non c'è più, quindi vince 10 corso. Hanno fatto un pop-up, lo so, ma non c'è più il Colette storico. No, infatti, ma secondo me volutamente, adesso lei sta pensando a qualcosa di diverso, secondo me, però ritornerà, io sono sicura che ritornerà. Già questo pop-up era, diciamo. Beh, è ritornato Fiorucci. Voglio dire. Vedi, bene, ti abbiamo dato due titoli che non conoscevi, così almeno li puoi mettere in lista. E io suggerisco una cosa che non c'entra molto con la moda, non c'entra con la moda direttamente, che è Abstract, che è di Netflix, mi hai fatto venire in mente questo. Vabbè, parla di Olafur e io. Parla di Olafur Eliasson, ma parla sono piccole monografie di diversi designer, artisti, insomma. Io l'ho visto tutti e sono tutti super interessanti, soprattutto la prima stagione è super interessante. Anche per avere una versione un po' a 360 gradi. Esatto, è sempre quello, cioè bisogna togliere un po' il paraocchi e vedere. Sì, Non si può guardare, cioè non si può pensare di disegnare un negozio guardando sempre solo negozi, non si può, se no non si farà mai niente di nuovo. infatti. Bene, ti ringrazio molto, è Grazie. stato un piacere. Poi vediamo se arrivano anche altre richieste, altre domande, poi magari intanto siamo tutti a casa, quindi magari ti disturbo un'altra volta. Sì, assolutamente, molto Ok, volentieri. grazie Chiara. Grazie. Ci vediamo presto. Ciao, ciao a Ciao. tutti.